Allora, oggi introduciamo i limiti. Siamo un po' meno numerosi di ieri, o sbaglio? Vediamo un po' di fare un conteggio. Ieri eravate in 37, oggi siamo in 2, 5, 7, 10, 12, 12. Boh, non tanto. Allora, stavamo dicendo che oggi si entra nel vivo del corso cominciando con i limiti. Io direi di... L'Adam, c'è qualcuno che ce l'ha sotto mano ancora un po' presto? Ancora un po' presto. Allora, io comincerei col far leggere subito per inaugurare come si deve il corso una frase a qualcuno che abbia una bella voce squillante. Marta? Ecco, beh, Marta troppo lontano. Allora leggi tu, leggimi questa frase. Hai una voce squillante? Herman von Helmholtz, leggila ad alta voce e vediamo di cosa si tratta. Soltanto dopo che Leibniz e Newton con la scoperta del calcolo differenziale ebbero risolto la disattualità attorno al concetto di punto ed ebbero stabilito con chiarezza l'idea del continuo e di variazione continua, che l'applicazione dei concetti della meccanica appena scoperta iniziò a progredire estesamente in modo produttivo. Una bella frase o no? Certo, è un'ottima considerazione. Solo che dopo Newton e Leibniz ebbero compreso le basi del calcolo differenziale, la fisica poté veramente esplodere. Il padre della fisica è considerato Galilei, però Galilei non possedeva gli strumenti matematici di Newton e Leibniz. E quindi il salto dopo l'invenzione del calcolo differenziale è stato veramente enorme. Allora, noi non seguiremo esattamente la storia, perché, come fa il nostro libro, perché ricordiamo le date. Intorno al 1666, Sir Isaac Newton scopre il calcolo differenziale. Newton, Leibniz lo segue pochi anni dopo, 1672. Il concetto di limite che noi andremo a esporre in questi giorni, non subito oggi, ma ci arriveremo per gradi, è molto più recente e risale al 1885. Allora vuol dire che tra il 1666 e il 1885, che sono passati più di 200 anni, i matematici e i fisici hanno fatto i conti ed erano corretti, perché sono riusciti a capire come va il sistema solare, hanno capito come si muove la cometa di Halley, però senza fondamenti rigorosi. Quindi i conti erano giusti, ma le fondamenta non erano rigorose, però i conti erano perfetti. Allora nel 1885 un matematico tedesco molto noto, Karl Weierstrass, che io quando lo indico semplicemente con la V, W scritto Weierstrass, matematico tedesco, scrive il concetto di limite che è quello usato in tutto il mondo e che io stesso pian piano arriverò a spiegarvi, d'accordo? Allora per fare questo abbiamo detto seguiremo molto, ma molto da vicino, il libro di Adams. D'accordo? Allora faremo due passi, diciamo così. Il primo passo sarà la definizione informale, che è quella che era usata, è stata usata a partire da questi anni. Poi pian piano, dopo aver fatto esempi, dopo aver capito come vanno le cose, arriveremo alla definizione corretta, quella in termini di epsilon e delta. A questo probabilmente ci arriveremo non oggi, oggi avrei in mente di farvi lavorare anche voi su degli esempi, probabilmente oggi vi darò un po' di esercizietti da fare al posto, i bonus. Allora vediamo qui l'aggiornamento, analisi 1, c'è un bonus per Lanconelli, dove Lanconelli? Ah, eccolo là Lanconelli, e poi avevo dato un bonus anche a Marco. Dico bene? Ecco, dato un altro bonus. Solo a Lanconelli. Marta, ti chiami di cognome?
Ah sì, tu mi avevi mandato la mail. No, quello non è un bonus. Sì, certo, mi avevi mandato, bravissima, la mail con le date. Eh no, ma quello non ti do il bonus per quello, va bene? Quindi, confermato il bonus di Lanconelli, perché Lanconelli aveva risposto su Taylor, dico bene? Perfetto. Allora, il progetto nostro è il seguente, e andiamo per gradi. Dobbiamo spiegare il significato di questa scrittura. Allora, vediamo un po' se... Di solito si usa L piccolo, ma mi pare qui che Adams... mi sembra usi L grande. Vabbè, allora anche noi useremo L. Qui come stanno andando con le firme? Senso di... terminare. Allora, l'obiettivo nostro è di spiegare il significato di questa scrittura qui. Dobbiamo tradurre in linguaggio matematico questa. Cosa vuol dire che quando x tende ad x con 0, la funzione f di x tende ad L? Questo è il nostro progetto, ci metteremo un po' di tempo. Allora, cominciamo con un esempio elementare, che non è significativo, però cominciamo tanto per comprendere il tipo di problematiche. Se io ho il limite di x che tende a 1 di 3x fratto 2x più 7, qual è il limite? Allora, in termini informali, e ripeto, seguo molto molto da vicino il testo, in termini informali quello che sta là incorniciato vuol dire questo, che quando x tende o si avvicina a x con 0, virgola, la funzione f di x converge, si avvicina o tende ad L. Allora in questa fase i termini converge, si avvicina, tende, li consideriamo. Ho capito che c'è questo problema qui per te. No, se tu cambi posto, scusa, perché muovere tutto qua è altrimenti un problema con la telecamera, perché la telecamera altrimenti non inquadra più. Senti un po', ma mettiti qui in prima fila, va? Eccezionalmente, tanto la distanza la manteniamo lo stesso, siamo dentro le norme ugualmente, i 2 metri ci sono abbondantemente. Da lì ci vedi meglio o forse da là? Anche da qui ci vedo. Fa vedere. Va bene, direi che... E quelli della seconda fila lì come siamo messe? Buongiorno signore, hai la giustificazione per il ritardo? No. Allora, il nostro problema è di tradurre in linguaggio matematico x tendente x con 0, f di x tende ad L. Per ora lo facciamo in modo informale. Allora cominciamo da un caso non significativo. E qui mi rispondete voi. Prendete il quoziente 3x diviso 2x più 7. Quando x si avvicina ad 1, questa funzione f di x, che sarebbe la mia y, secondo lor signori, a cosa si avvicina? Certo, perché devo fare. Quando x è vicino ad 1, il risultato sarà 3 per 1 diviso 2 più 7 che fa 9, uguale a un terzo. Allora uno vede questo esempio e dice, che senso ha inventare i limiti per un esempio così elementare? Non ha senso per questo esempio, perché vedete, il valore della funzione viene raggiunto. In questo caso la funzione si dirà continua, però spiegheremo per bene la definizione di continuità tra un po'. Anzi, direi la prossima lezione. Allora, i limiti non sono stati inventati per questo esempio. No, perché se la natura prevedesse esempi così banali, Weierstrass non si sarebbe scomodato nel 1885 per fare il suo lavoro fondamentale sui limiti. I limiti importanti in natura non sono di questo genere, ma sono di un genere diverso. Cioè, la natura è fatta in modo che i limiti significativi... Porca, qui un problema è cancellare. Vediamo se l'altro funziona. Ah.
un bel problema. Provo ad andare a bagnare la cimosa, vediamo se riesco a cancellare, perché questo pennarello che mi ha dato evidentemente non è omologato. E d'altra parte dovrei spostare. Provo a bagnare la cimosa, vediamo se riesco. Speriamo di riuscire a cancellare. Allora, per due minuti di pazienza ci riesco, la manovra funziona, eh? Due minuti devo solo ripulire, trasformarmi. Sì, ce la faccio. Allora, facciamo così, due minuti di pausa che ripulisco la lavagna e questo qui è pericolosissimo. Allora, questo buono, questo, no, questo è quello cattivo e questo è quello buono. Direi di fare la prova. Allora, questo si cancella, questo si fa fatica. Va bene. Ho questo un po' meno. Bene, due minuti di pausa che ripulisco pian piano tutto. Però? Sì? Nel frattempo ci sono i ragazzi che sono a casa che devono accedere a Google Meet. Sì. Ma volevo stare in aria. E certo, è già in azione, sta registrando. Vedo che c'è il rosso che sta registrando. Ha dei problemi? Probabilmente ci sono alcuni che non hanno ancora accettato la richiesta di partecipazione. No, però c'è uno che è senza problemi. No, io ho scritto accetta e ero già. Ah, mi sa che non è andato con la mail. No, devi entrare con la mail di Unifeo, ovviamente. No, questo dobbiamo far chiarire, devono entrare con la mail di Unifeo, perché io ho già ammesso tutti quanti. Bene, qui ce la facciamo, pian pianino ce la facciamo. Oh, qui abbiamo anche il cartone per poter pulire. Tutti gli inconvenienti di questo periodo qui, perché fino a un anno fa facevo lezione con la lavagna e il gesso, ovviamente questo tipo di banali problemi non intervenivano. Vabbè, datemi due minuti che cancello, poi fate un intervallino, riprendiamo la lezione. Fai un salto alla signora che sale l'alcol, perché qui con l'acqua se no arriviamo alla fine della lezione. Sì? Quello spruzzino che c'è dentro qui in otto. Questo tu dici? Andare in bagno. Certo, poi mica devi chiedere, non so. Certo, mica dovete chiedere se andate in bagno. Grazie.
Grande, chi è che ha avuto l'idea? Grande, ottima idea, funziona, molto più veloce dell'acqua. Bravissimo, ce la facciamo senza acqua, senza acqua, ottima idea. Sì, funziona. C'era il pennarello che non si cacciava, ma l'ho risolto usando un ragazzo avuto l'idea questo, il pennarello non si cacciava. Ma quale ha usato il pennarello? E ce n'erano o questi, ce n'erano. Possibile, perché sono tutti... Questo forse lo era, non è in dotazione dell'università questo. Se non c'è scritto whiteboard marker, non si può usare. Ma questo era suo? Guarda. Non mi ricordo più. Sì, l'abbiamo risolto, direi. Cioè, quello ha fatto danni così. Ah, questo è indelebile. Allora, però, così mi pare che poi pulisco con l'acqua. Se direi che è stato risolto, lo tra la grande. Va bene, io direi che magari, sì, lasci lì che appena vengono le signore, magari ci hanno i prodotti adatti. Tanto una parte la... Sì, va bene. Cioè, quella libera, poi se non utilizzi più quel pennello... No, più. Quello è scritto whiteboard. No, ma questo, l'avevo lasciato qui, ieri, nella lezione di ieri. No, i nostri sono tutti bianchi. Questi qua, whiteboard. Sono diversi da questi. Sì, perché questo è permanente. Allora questo... Sì, grazie. Non c'era? Come c'era? Questi qua sono tutti whiteboard. Però con la schietta dove è? Il cappuccio. Allora. Non c'è il cappuccio. Grazie. Abbiamo quasi finito, eh? Ecco qua. Faccio un'ultima ripulita con acqua pura e poi possiamo riprendere la lezione. Ecco qua.
direi che lo asciugo. Ottimo lavoro. Bene, la lasciamo asciugare per un attimo, scrivo di qua quelli che sono a casa, poi in ogni caso replico tutto sulla lavagna, quella lì. Un limite significativo è quello che vi scrivo adesso, è uno dei più importanti dell'analisi, che si chiama in effetti limite fondamentale. Vediamo qual è. È il limite per x che tende a 0 di seno di x fratto x. Vediamo di risolvere questo limite. Ieri, quando vi ho spiegato tutte le regole del gioco, mi ero dimenticato qualcosa. La prova orale, esattamente come è concepita la prova orale. La prova orale funziona così. Durante l'anno noi dimostreremo un certo numero di teoremi, faremo dei conti. Diciamo che a fine anno, prima di Natale, avremo dimostrato una ventina tra teoremi e proposizioni significativi. D'accordo? 20 teoremi. Io vi fornirò la lista esatta di questi 20 teoremi. Lo studente che ha fatto lo scritto deve poi fare l'orale. In cosa consiste l'orale? Deve rispondermi a 4 domande. Io do per scontato che l'orale sarà in aula. Do per scontato. Direi che probabilmente lo faremo in aula. Quindi, nel caso che fosse online, cambia la procedura. Però, diciamo, la questione è sempre la stessa. Avete 20 domande, io ve ne chiedo 4. Però, di queste 4, 2 sono obbligatorie fisse. E vi dico quali sono. La formula di Taylor sarà una domanda fissa. Quindi lo studente che il 20 gennaio fa domande, cosa fa? Si siede qui o viene alla lavagna. Differente, si può fare dal posto, probabilmente per motivi di sicurezza quest'anno faremo al posto, in modo da avere una distanza di sicurezza, ma volendo si può tenere con la lavagna. Comunque, o la lavagna o al posto. Una domanda fissa è Taylor, quindi lo studente sa già che di 4 domande, una è stata assegnata ed è la formula di Taylor. La seconda domanda fissa è caduta gravi nell'aria. Caduta gravi, pesi, masse nell'aria. Questo è un problema millenario. Il problema della caduta dei gravi nell'aria è un problema millenario che è stato risolto solo con l'avvento del calcolo differenziale integrale. Voi dovete pensare che pensatori, pezzi da 90 della scienza, tipo Euclide, tipo Euclide, Leonardo da Vinci, Archimede, incredibilmente non erano stati incapaci di risolvere questo problema. Perfino Leonardo da Vinci, che tutto il mondo, non è solo per nazionalismo che riguarda l'Italia, non è dire Leonardo da Vinci è un grande perché siamo italiani, ce lo riconosce tutto il mondo. Leonardo da Vinci, uno dei più grandi scienziati e artisti mai esistiti. Ebbene, anche lui non aveva capito questo fenomeno. D'accordo? Questo lo risolveremo io direi fine novembre. Quindi due domande sono fisse. Altre due domande potrebbero essere: una la risolviamo già stamattina, limiti fondamentali, e poi l'altra potrebbe essere teoremi di Rolle e Lagrange, probabilmente. Ecco così. Questo è come si presenta dunque, adesso torno a scrivere nella lavagna centrale, come si presenta l'orale. Allora lo ripetiamo. Taylor fissa. F. Come cadono i gravi nell'aria? Fissa. Quindi queste qui sono domande che voi vi dovete studiare ed imparare.
per bene. E poi, a scelta mia, ve ne faccio altre due. La prima domanda di questa lista, diciamo, è un tipo 20, ma credo di non essere lontano dalla realtà di 120. La prima domanda ce la sfogliamo stamattina con i limiti fondamentali. Allora, first limit, tradotto in italiano, primo limite. Il limite per x che tende a 0 di seno di x fratto x. Eccolo qua. Su questo ho una domanda tra un po', tra qualche minuto, che se lo studente mi risponde a dovere e gli diamo un bonus, d'accordo? Questo è un limite fondamentale che avete visto sicuramente alle scuole superiori. Io scommetto che l'avete visto tutti. Sto dicendo bene o sto dicendo una sciocchezza? Limite vale 1. Bene. Ce lo risolveremo in maniera rigorosa. Perché questo limite vale 1? Allora, per farlo, noi ci aiutiamo con un disegno. Facciamo un disegno fatto bene. Prendiamo il cerchio goniometrico. Per definizione, il cerchio goniometrico... i tuoi amici a casa hanno risolto il problema della connessione, ancora se si connettono con un IP devono averlo sotto la porta. Se vedo che sta funzionando bene. Molto bene, molto bene. Allora, ci aiutiamo col disegno. Quando è che un cerchio si dice viene chiamato cerchio goniometrico? Viene chiamato cerchio goniometrico quando è un cerchio centrato nell'origine e raggio 1. D'accordo? Allora adesso io ripiazzerò il disegno di seno, il coseno qui oh, non lo metto per adesso, il seno di x, o d'ora in poi, se io non dico nulla, la misura dell'angolo è in radianti. Se per caso dovessi utilizzare i gradi, lo metto bene in evidenza, d'accordo? Quindi se noi non, tra di noi non diciamo nulla, la misura dell'angolo è il rad, radiante. Quindi quando nel compito userete la calcolatrice, perché nel compito potete usare la calcolatrice, non all'orale, ma nel compito sì, state attenti all'impostazione rad, quindi gradianti, radianti o gradi, va bene? Allora andiamo a disegnare lì sopra il seno. Eccolo qui il seno. Questo trattino qui che vediamo se ho degli altri colori, o l'azzurro qua, vedete che va benone. Eccolo qui. Questo è il seno. Oltre al seno disegno anche la tangente, cambiamo colore. Eccola qui, la tangente, la coloriamo di rosso. Eccolo qua. Allora, appare subito chiaro una diseguaglianza, appare chiara immediatamente, state attenti. La diseguaglianza che appare subito chiara è la seguente, che potete convincere anche, ogni tanto io mi riferisco all'uomo della strada. Chi è l'uomo della strada? L'uomo della strada non è uno scemo, non è neanche Einstein, nel senso che il primo passante, supponiamo che faccia il dentista o l'avvocato, il panettiere, e dobbiamo convincerlo, quindi matematica ne conosce poca. Però è molto evidente, direi che anche l'uomo della strada si convince che il seno di x è minore dell'arco. L'arco lo coloriamo in verde. Quindi voi prendete anche un bambino dell'asilo. Il bambino dell'asilo. Eccolo qua. Il tratto verde, anche il bambino dell'asilo dice, certo che il tratto verde è più lungo del tratto azzurro, perché fa parte del basic di un bambino sapere che la distanza minima tra due segmenti è quella del segmento tra due punti e il segmento che li connette. Chiaro il messaggio? Cioè, anche il bambino piccolo sa questo, che se io devo andare da un punto A a un punto B, e gli dico al bambino, cerca di fare prima possibile, eccolo qua. Ma questo è un test che è stato superato anche da molti animali, è un test questo che hanno fatto anche sugli animali. Prendete un pastore tedesco, che lui sa che per andare da A a B è lo
è la strada più breve, d'accordo? Bene, allora questa disuguaglianza è non banale, è super banale, d'accordo? Una disuguaglianza banale. Ora però ce n'è un'altra disuguaglianza che è meno banale, e questo qui vi voglio voi in azione adesso. Questo è minore del tratto rosso. Allora, se noi scriviamo un po' in maniera pittoresca, dovrei scrivere così. Ok, il tratto blu è minore del tratto verde, che a sua volta è minore, lo finisco qua, il tratto rosso, dove l'ho messo? Boh, diciamo, del tratto rosso. Questo però me lo dovete spiegare voi perché funziona. Come mai? Quindi la prima disuguaglianza, ripeto, il bambino dell'asilo è convinto. Dice, il segmentino azzurro è più breve dell'arco. Questo non si discute. D'accordo? Prego, perché tu mi devi dare una risposta convincente del perché il verde è più corto del rosso? Spiegamelo bene. Questo è il triangolo rettangolo. Possiamo fare una uguaglianza di qua. Se il tratto triangolo di X sta al tratto blu, e quindi X è il migliore del... Allora, aspetta un momento, facciamo una cosa. Tu fai conto, io non sono un matematico. Fai finta che io non sono un matematico. Mi devi convincere. Allora tu adesso dai la tua spiegazione. Poi chiedo a uno dei tuoi colleghi e vediamo se l'hanno capita. Se l'hanno capita, ti metto il bonus. Allora, spiega forte e chiaro cosa stai dicendo. Qui io chiedo a un ragazzo qualunque, ce l'hai capita? Allora, forte e chiaro. Io ho provato a dividere la partita dallo 0 all'1 secondo un triangolo rettangolo. Sì. Poi ho provato a dividere in due, un triangolo rettangolo più piccolo che va dallo 0 al tratto blu, e invece un triangolo rettangolo più grande che va dallo 0 all'1. Allora, io se non l'ho capita bene, voi l'avete capita, chiediamo a questa signora, si chiama? Annalisa? Annalea. Sei italiana? Sì, solo che mi dicevo che ho ho capito. Tu sei italiana, dove sei? Annalea. Non barare però, non dirmi che hai capito, perché per spirito di generosità dice, voglio che il mio amico, qui il mio compagno di classe, il prof, gli dia il bonus. L'hai capita? No. No, non ho capito, due triangoli simili. No, non è, no, non può andare bene, perché se lavoro sui triangoli simili non coinvolgo l'arco. Facciamo così, io il bonus lo do a chi mi trova la spiegazione più veloce. E questa spiegazione più veloce deve essere comprensibile da tutti. Signora, abbiamo qui la signora, prego. Che lo capiscono proprio tutti. Vediamo. È che tu dici che l'angolo, ovviamente la sua ampiezza, aumenta. No, ti blocco già. Non è la corrisposta. La risposta che voglio sentire io, quella più immediata, è una sola. Non dico che ce ne siano più di uno, ma io voglio quella immediata, che diventi con un'osservazione facile come prima, cioè il blu più piccolo del verde, ci abbiamo messo un nanosecondo. No, non è quello che vuoi, manca, c'è una parola che non sento. Messire. Ecco la parola che volevo sentire. Bravissimo, adesso spiego io. Come ti chiami? Edoardo. Edoardo ha detto la parola giusta che io volevo sentire. Ragioniamo in termini di aree. Allora, perché se ragiono in termini di area diventa evidente a chiunque? Perché se io prendo l'area del settore circolare, questo è l'area più piccola del triangolo rettangolo di base 1. Questo lo capisce anche il bambino dell'asilo, perché un bambino dell'asilo gli dite, secondo voi il settore ha area più piccola del triangolo? E lui dirà, è certo, perché c'è un muscato, un pezzo in più, che è questo. Bene, allora a noi cosa serve di sapere? La formula dell'area di un triangolo, base per altezza diviso 2. Allora questo triangolo ha base
1 altezza per definizione tan x diviso 2, perché il tratto rosso è la tan x. Quindi vedete, se io faccio base per altezza diviso 2, ho esattamente l'area. Adesso dobbiamo però ricordarci qual è la formula dell'area di un settore. Allora, questa la ottengo per proporzione. Mi serve un ricordo delle scuole elementari. Le elementari le ha fatte tutte, quindi anche l'avvocato, il panettiere, diciamo chiunque, uno che nel suo lavoro non gli serve la matematica, però l'area del cerchio la conosce, che area è uguale a pi greco r al quadrato. Se r è uguale ad 1, nel caso del cerchio goniometrico, l'area la posso scrivere come pi greco. Quindi nel caso del cerchio goniometrico la sua area è pi greco, ma pi greco lo posso scrivere come 2 pi greco mezzi. Allora abbiamo che area del cerchio goniometrico è uguale a 2 pi greco diviso 2. Cioè l'area è l'angolo giro diviso 2. Allora adesso io faccio la proporzione e ottengo che l'area del settore circolare sarà x mezzi, in modo tale che se prendo x uguale a 2 pi greco, per proporzione torna tutto. Quindi ripetiamo, cerchio goniometrico, qual è l'area? È 2 pi greco diviso 2, settore di apertura x, qual è la sua area? Faccio la banale proporzioncina, anche questa, scuole elementari, e x mezzi. Quindi quello che servono sono le conoscenze di un ragazzo che ha fatto la quinta elementare. Allora, quest'area è più piccola, l'area del settore, il 2 e il 2 filano, l'1 non mi interessa, l'1 è influente, quindi posso scrivere che seno di x fratto x, seno di, per ora, seno di x minore di x, minore di tan x. D'accordo? A questo punto qual è la posta? Beh, in tutti questi punti che io sto facendo, ovviamente, adesso farò le divisioni, ho che x è diverso da 0, d'accordo? Altrimenti i punti che ho fatto prima non hanno più senso, perché il triangolo si riduce a un segmento, non sono più significativi. Adesso dividiamo tutto per il seno di x, che non è nullo, e lo possiamo fare. Allora abbiamo, dividiamo questa equazione qua, questa qui, la dividiamo per il seno, che nelle ipotesi che ci siamo messi non è 0. Allora, facciamo la divisione. 1 minore di x diviso sin x, minore di che cosa? La tan è sin fratto cos. Se sin fratto cos lo andiamo a dividere per sin, qui rimane minore di 1 fratto cos x. Ecco la disuguaglianza a cui siamo arrivati. Adesso, se noi andiamo a invertire il numeratore con denominatore, questo ve l'hanno insegnato da sempre, diciamo così, lo sapete da sempre, la disuguaglianza si inverte. 4 è minore di 5, ma se passo agli inversi, si inverte la disuguaglianza. Allora il next step è il seguente. Il next step consiste nell'invertire. L'inverso di 1, pazienza, è 1. 1 è maggiore di seno di x fratto x, e questo a sua volta è maggiore del coseno di x. Questa per, semplicemente per motivi di comodità, non per altro, ma già bene scritta così, ma per ragioni di renderla ancora più maneggevole, la scrivo in maniera equivalente, che diventa questa, diventa coseno di x, questo, il coseno di x è minore di sin x fratto x, minore di 1. Sempre quella, sempre quella. 4 minore di 5, lo posso scrivere 5 maggiore di 4.
ovviamente non è. Allora qui mettiamoci un equivalente. Nella matematica il simbolo di equivalente è questo. Ora stiamo mandando x a 0. Allora, per fare questo dovremo usare un teorema, la cui dimostrazione rigorosa la possiamo avere tra un po', quando avremo la definizione formale di limite. Però è ragionevolissima. Quindi enunciamo adesso il teorema di compressione. Ripeto, a questo stadio qui il teorema è ragionevolissimo. La dimostrazione rigorosa la si fa quando avremo la corrispondente definizione rigorosa di limite. Allora, i disegni non ci interessano più, basta, interessano più i disegni, quindi li posso, possiamo sbaraccare questi disegni e toglierli. Questa è la domanda numero uno dell'esame, sono i due limiti fondamentali. Questo è il primo. Il secondo ce lo lavoriamo tra un po'. Allora, adesso stiamo mandando x a 0. Se mando x a 0, cosa succede qua? Succede che il coseno di x, quando x tende a 0, dove va a finire? 1. 1. Quando x va a 0, 1, dove va a finire? 1. Allora, il teorema di compressione, che adesso vi scrivo, dice questo. È uno dei teoremi più usati dell'analisi matematica elementare, diciamo così. Io ho tre funzioni. F minore o uguale di G, minore o uguale di H. So che F converge ad L, la prima funzione. La terza funzione converge ad L. Allora, il teorema dice questo. Che la funzione centrale è forzata pure lei, e lo scriviamo bene, pure questa, tende ad L. Si chiama questo il teorema, scriviamo TH, per stare al teorema di compressione. Eccolo qua. Allora, questo limite è 1. Quindi il limite di seno di x fratto x alla fine, com'è la dimostrazione che deve fare lo studente? Mi deve fare, ovviamente procederà più svelto di come ho fatto io, perché lo studente deve dimostrare che sa la dimostrazione. Quindi io qui ci ho messo, non so, 24 ore, 20 minuti, lo studente ci metterà 3 minuti, perché deve riprodurre. Questa è una dimostrazione standard, prendete un qualsiasi libro di analisi matematica, la dimostrazione è questa, non c'è niente da inventare, va bene? Viene fatta in questo modo qua. Quindi, la domanda numero uno si chiama, scriviamola qui, quando vi darò il foglio, ma adesso è un po' presto, lo teniamo aggiornato di lezione in lezione. Domanda numero uno dell'orale è teoremi fondamentali. Teoremi fondamentali sui, diciamo così, non teoremi, limiti fondamentali, diciamo bene, limiti fondamentali. Teoremi fondamentali ne parleremo. Limiti fondamentali. Eccolo. Questa è la prima domanda. Sono due limiti, i due limiti basic dell'analisi matematica. Il secondo limite fondamentale, what is? Seno di x fratto x è il primo, diciamo. Il secondo, cosa mi dite che sia il secondo? Qual è il secondo limite fondamentale dell'analisi matematica? Vediamo se ce l'avete presente. Intanto aggiorniamo qui la nostra paginetta dei bonus, dando il bonus, vediamo il foglio, eccolo qui, abbiamo detto. In lista per ora c'è l'Anconelli. E poi chi era il ragazzo di prima? Però qui mi devi dare il cognome, Com'è? Guidi, Guidi. Sei parente del professor Guidi qui dell'Università di Patente Fisica, no? Bene, Guidi, una nota. Guidi, di dove sei, dove hai studiato e come è andato in matematica? Dove? Fano, nelle Marche, sì. No? Tu hai Principesa, no? Sì. Che scuola hai fatto? E a scuola i tuoi prof che voti ti davano? 9? Vabbè, sei un Riemann in miniatura. Va bene, bravissimo, bravo, molto bene. E adesso hai fatto il liceo? Sì, sì. Sei.
Bene. Vi ricordo che problemi più avanti, adesso un problema è un po' presto, ve ne do anche per casa. Quindi quando ho un problemino per casa, in analisi 2, ieri addirittura uno studente, siccome la stessa tecnica la faccio in analisi 2, ieri uno studente, casualmente ero ancora sveglio, erano le 3 di notte, sento il bip, è uno studente che mi ha risolto un problema, dice prof, non riesco a dormire, e ho pensato, hai risolto il problema e gli ho dato il bonus, quindi vale anche per voi, d'accordo? Ah, poi lo studente ha aggiunto, scusi se la disturbo a quest'ora, non è un disturbo, perché io il bip lo posso anche togliere, ovviamente, me l'ha mandato via mail, quindi se vi viene l'idea a volare alle 4 del mattino, fatelo subito, perché non ci sia qualcuno che poi vi batte sul tempo, perché il bonus lo do al primo studente, d'accordo? Abbiamo detto che sono quanti? Ho detto 3. Sì, sono 3, in realtà potrebbero essere 4, questo lo dico tutti gli anni, il quarto punto non l'ho mai dato, sarebbe lo studente che mi risolve il problema della materia oscura. Se uno studente mi spiega, mi manda una mail e mi dice prof, io ho capito che cos'è la materia oscura e mi convince, gli metto il quarto bonus. Poi c'è anche un'altra possibilità, che uno studente mi risolva il più duro problema della matematica. Qual è il problema più difficile della matematica a cui tutti i migliori matematici stanno lavorando, pensate da quanto? Dal 1859, si chiama il big problem, il più grande problema dell'analisi matematica. Qual è? Non lo sapete? L'ipotesi di Riemann. Allora, compito per casa, spendere 10 minuti, basta andare anche su Wikipedia italiana. Io quando vi consiglio Wikipedia, mi accerto, se è italiana soprattutto, che sia scritto bene. D'accordo? Quindi ogni tanto io vi consiglio di guardare certi argomenti anche su Wikipedia. Però prima di farlo, li certifico. Allora, ho constatato che Wikipedia scritto in inglese è più preciso di quello italiano. Spesso mi è capitato che c'erano degli errori nel Wikipedia italiano, li ho corretti io, sono intervenuto io a correggerlo come utente, me li hanno lasciati e dopodiché li ho consigliati allo studente. Allora, compitino per casa, guardare cos'è l'ipotesi di Riemann. È il più difficile problema della matematica, a cui i migliori scienziati, ci stanno lavorando anche i fisici, risale al 1859. Ne parleremo però l'anno prossimo. Quindi anche per l'ipotesi di Riemann, chi la risolve c'è il bonus, va bene? C'è fra l'altro un premio consistente, più di un premio. Chi risolve l'ipotesi di Riemann potrebbe raccattare in premi qualche milione di dollari. Quindi c'è anche questo, chi, ma il matematico ovviamente interessa più diventare immortale degli spiccioli. Bene. Allora, il secondo limite che adesso affrontiamo, lo sapete o no qual è? Il limite è che si vede all'infinito, minimo di un partito per uguale. Allora, questo non è questo, però è fatto bene nominarlo perché questo è il limite che genera E. Allora, facciamo così. Ti sei andato abbastanza vicino, ma non è questo. Allora, adesso introduco, sempre in maniera informale, lo lavoreremo meglio tra un po' di tempo, ma in questa fase mi interessa introdurre certe funzioni basic per poter fare i conti. Introduciamo uno dei più famosi numeri dell'analisi matematica. Il numero E, si chiama E, in onore probabilmente forse di Eulero stesso. Allora, che cos'è il numero E? Cancelliamo qua. Il numero E è la base dei logaritmi. Noi useremo solo ed esclusivamente i logaritmi naturali. Dopo fatto questo teorema qui, facciamo la mini sosta, solita mini sosta, seguiamo le raccomandazioni della signora di uscire a prendere una boccata d'aria. Poi si sta in aula o si esce all'aperto, d'accordo? Bene, allora introduciamo il numero E, facciamo il secondo limite fondamentale e poi ci facciamo una mini sosta. Allora, il numero E lo introduco come viene fatto dappertutto, cioè è il limite
per x che tende a più infinito di 1 più 1 fratto x alla x. Questo limite esiste, è uguale a D. E vediamo lo sviluppo decimale. Lo sviluppo decimale, almeno le prime cifre, vanno imparate. È uguale a 2,7182. Ancora, dico bene? Mi pare di sì, che sì. 718, ma anche il 2 direi che va bene. Allora, vuol dire questo. Che quando x tende all'infinito, quando x diventa infinitamente grande, detto sempre in modo informale, quella funzione converge a quel numero e. Questo è un numero che ha molto importanza nella matematica finanziaria. Matematica finanziaria. Va bene? Però per ora, do per buono che quel limite esista e sia uguale a D. Vediamo per acquisito. E sia quello che vi dicevo. C'è un problema che è questo, che per ora, lo assegno già questo problema, ma non siete ancora in grado di risolverlo. Però questo è un problema da un bonus, ma ve lo spiego, però è presto per risolverlo. La mia domandina è questa. Con quale velocità 1 più 1 fratto x converge a D? Punto di domanda. Quindi la funzione converge. Questo è un problema che non riguarda solo questa funzione. È un problema tipicissimo della fisica, cioè io ho una funzione f di x che converge ad L. La domanda è, con quale rapidità converge? Questo per i fisici è un problema fondamentale. Quindi facciamo un disegnino per capire quello che stiamo dicendo. Qui ho un valore L. Ho due funzioni che convergono entrambe ad L. Allora ne disegniamo una, che è questa, eccola qui, poi disegno quest'altra in nero, che sia questa. Allora vedete che entrambe convergono ad L, però c'è una differenza, che la funzione nera ha un tipo di convergenza più rapido. Allora il problema di avere convergenze rapide è un problema che viene indagato da una particolare branca dell'analisi che si chiama l'asimptotic analysis, che tradotto in italiano vorrebbe dire l'analisi asimptotica. Allora vi dico subito qual è il problema, che per adesso se qualcuno lo risolve e mi dice prof, dammi il tuo pennarello che te lo vengo a risolvere, gli do la lode subito, ma non accadrà. Il problema è questo. Prendiamo la funzione generatrice di E. Quindi la funzione generatrice di E è questa. 1 più 1 fratto x alla x converge ad E. Allora io vorrei sapere con quale rapidità. Dire questo vuol dire qual è lo scarto, il problema è questo. Questo ve lo posso scrivere qua, che ti serve da casa, basta sentire con l'audio. Comunque il problema da un punto è questo, un bonus, ma adesso non è il momento di affrontarlo, bisognerà aspettare un po' di tempo, adesso non avete le carte, gli assi, diciamo, per risolverlo. È lo scarto tra il numero e, che è il limite, e 1, eccolo qui. Allora, io adesso qui non l'ho portata, però potrei portare anche un computerino, il mio portatilino, la prossima volta, ma tanto ce l'avete voi, inutile portarlo pure io. Facciamo un test. Prendiamo x uguale a 1000. Allora, se io prendo x uguale a 1000, la domanda è, 1 più un millesimo alla 1000, certo che è vicino a D, ma quanto è vicino? Allora la calcolatrice ci dà la risposta, ma io vorrei prevedere questo in anticipo, quindi questo è il problema che vi assegno. Adesso facciamo il test usando la calcolatrice. Mi raccomando, a lezione portatevela sempre una calcolatrice. Poi una calcolatrice vi serve anche nel compito, perché il problema extra che darò
potrebbe essere un problema che si risolve solo usando la calcolatrice. Quindi mi raccomando, durante il compito la calcolatrice è indispensabile. Tu hai già la risposta? No, no. Ah, dimmi. Il problema è la fotografica. Com'è? La fotografica. E qui la calcolatrice grafica. Bravo, bravo, faccio domanda. No, no. No, perché questa ti aiuta un po' troppo nei grafici. Allora ti spiego. La calcolatrice grafica non fa i conti, però ti può far, non fa i conti, i passaggi intermedi, però ti dà il risultato finale. Allora il vostro amico, pensava se poteva varare, può portare la calcolatrice grafica? No, no. Potete portare, ecco, la cosa che potete portare è questo. Un telefonino di questo, lo smartphone è da evitare come la peste. Durante il compito non potete avere portatile lo smartphone. Ma questo ha la connessione a internet, ma è talmente scomodo da usare che è un Nokia 8110. Ha la sua calcolatrice, questa te la permetto. È calcolatrice base, questo non fa i grafici. Però se tu mi vuoi, ti presenti con la calcolatrice grafica, io dopo faccio un giro per i banchi, te la sequestro, poi te la ridò naturalmente, però me la metti via la cartella, d'accordo? Quindi, le calcolatrici da usare sono quelle basic. Uno può usare i cellulari, se non hanno, ma anche questo va bene, pur avendo la connessione a internet, è talmente complicato usarlo, perché vedete, ha i tastini classici, e quindi il cellulare lo può tenere, lo usa come calcolatrice. Ormai questi cellulari della vecchia generazione sono abbastanza rari, questo l'ho preso io. Per quale motivo, secondo voi, questo telefonino è interessante? Perché l'ho preso? Non per perfezione. Perché questo telefonino è storico? Perché è uno smartphone in realtà, però fa tutto quello che fa il vostro smartphone 100 volte più lentamente. Perché è importante? Perché il telefonino qual è il protagonista di un film? Matrix. Sì, il protagonista di Matrix aveva questo telefonino. Allora la Nokia ha pensato l'anno scorso di riprodurlo, farne una versione aggiornata per gli appassionati. E quindi è uno smartphone, questo te lo concedo. Chi ha detto? Sebastian. Questo passa l'esame, te lo passa il filtro. Però le calcolatrici grafiche, quelle no. Va bene? Signore? Va bene? Quella lì va bene. Okay. Quella lì va bene. Le calcolatrici da tipiche, da media, da un euro, da... Non costerà quel 20 euro la pagata? Va bene. Va bene. Allora, torniamo a noi. Il problema che vi assegno è questo, è voglio la rapidità con cui la funzione generatrice converge a D. Allora, dicevo, facciamo un test, perché adesso qui la macchinetta calcolatrice ce l'avete. La macchinetta calcolatrice mi fate voi in questo momento. Allora, intanto, dettatemi E. Quante E? Prendiamo 6 cifre. Allora, le prime 4 ve le ho già date io. 2,718,2. Datemi le altre due. 8,1? 8,1. Adesso, chi è che mi ha risposto, me l'ha dettato questo? Allora, già che ci sei, tu mi fai anche 1. Allora, lo facciamo qui in alto. 1 più un millesimo elevato alla 1000. Fammelo questo. E mi dai sempre 10 cifre però, eh. Vediamo cosa viene fuori. 2, aspettami forte e chiaro. 71. 69. 23. Bene. Allora, questo risultato qui ci ha dato la calcolatrice. Però, se ci trasferiamo ai tempi di Newton e Leibniz, la calcolatrice della vostra amica che in un secondo mi ha dettato questo, non c'era.
Però come potevano Newton e Leibniz conoscere il risultato? Perché già ai tempi, a fine del 600, inizi del 700, mi sembra di ricordare che il numero E era calcolato addirittura fino alla ventesima cifra. Ma voi direte, ma senza calcolatrici elettroniche, com'è possibile una roba del genere? Come si fa? Si fa perché c'è una stima e io qui facciamo, vi do tempo questa di risolverla fino a Natale. Fino a Natale, quindi tempo ne abbiamo ancora oggi, due mesi e 25 giorni sostanzialmente. Quindi il big problem da risolvere per voi è questo, lo ripeto. Voglio la differenza, scriviamo qui, E meno la funzione generatrice, voglio capire quanto vale. Se noi troviamo la formula giusta, allora rapidamente arriviamo a calcolare le cifre giuste di E. Allora, questo è stato un primo tentativo di calcolare E. Però c'è un problema, che questo tipo di convergenza è molto lento. Quindi questa è una convergenza lenta. Detto in parole povere vuol dire questo, che questa sarà una domanda d'esame, questa è una domanda d'esame, che credo sia la quarta o la quinta, adesso devo scrivere ancora bene la lista, che dice lo scarto tra la funzione generatrice e il numero E, che dovete trovare da soli. Ovviamente si trova anche in rete, benissimo, però uno deve capire, interpretare e spiegarlo. Però si trova in rete, si trova. Però uno deve fare lo sforzo di capirlo bene e mi deve venire alla lavagna qui o mi manda. Anzi, no, facciamo una cosa. Per questo qui scatta la convocazione alla lavagna. Cioè, per lo scarto tra E e la funzione generatrice, lo studente per questo particolare problema deve venire alla lavagna. Per molti altri basta la mail, per esempio uno che lavora e non viene a lezione, e chiaro, mica, supponiamo che uno sia di Palermo e mi dice, prof, sono uno studente lavoratore, io il problema l'ho risolto, mica lo chiamo a venire alla lavagna, va bene? Quindi è un caso abbastanza eccezionale. Questo qui è riservato a chi può venire alla lavagna. Per gli altri, bene. Allora, stiamo cominciando a capire il numero E. Un'altra cosa che capiremo meglio tra un po' è che, siccome questa è una convergenza molto lenta, io dico lentissima, il problema è velocizzarla. Perché se io voglio calcolare usando la funzione generatrice, ci metto un'ora a calcolare 10 cifre. Allora, a personaggi, a scienziati del tipo di Newton e Leibniz, questa strategia non piaceva. Esiste un metodo per velocizzare? Sì, esiste, lo vedremo tra un po' di tempo, e sarà una delle domande basic delle 20. Il numero E, quindi una di queste domande riguarderà proprio il numero E. D'accordo? Ma sentite la pausa, potremmo anche farla adesso. E il secondo limite fondamentale ce lo facciamo dopo. Ok, ladies and sir? Bene, a posto, pausa. Quindi, niente assembramenti qua, ma si va un po' fuori all'aperto a fare un po' d'aria fresca. Ah sì, fammeli vedere. Ah, ma questo io mi riconosco. Beh, questo me l'ha mandato in omaggio, questo Sandro Salso, un mio amico personale, e me l'ha mandato in omaggio, quindi lo conosco bene. Sì, sì, vanno bene la integrazione. Oh, ripeto, la differenza è questo. Io seguo esattamente questo, perché vedi, stamattina, guarda qui, stiamo facendo limiti delle funzioni, lo seguo questo. Questo a Corli sono gli appunti di Corli, sì, appunti che ha scritto lui, benissimo. Ottimo. Sì, da integrazione, ma... Poi vedi, questi sono anche degli esercizi che ha messo Corli. Stupendo, anche. Stupendo. Okay. Ottimo. Grazie. Thank you.
Dimmi. Chiedere una cosa. Che certo puoi chiedere, chiedi. Ma non è preciso. X è quello, eccolo, giusto. La lunghezza X è l'arco. Stai attento. Quando io faccio il cerchio unitario, eccolo qui, X è la lunghezza di questo archetto X, perché se lo misuro in radianti, questo X in modo tale che se tu fai il quarto di cerchio, questo è pi greco mezzi. Quello è pi greco mezzi. Che scuola hai fatto tu prima dell'università? Ho fatto il liceo economico di tutto il costario. Se non è così non li sai, hai fatti? Sì, ma pochissimi. Allora qui... Allora qui è bene che tu ti ripassi un po' di trigo, perché all'università la trigonometria è... La tutor aveva fatto un po' di... Hai seguito prima di venire qua? Sì. La tutor, le avevo detto di spiegare seni, coseni, l'hai seguita? Sì, l'ho seguita. Ecco, certo, allora tu ricordati che il radiante è questo. Se io prendo il cerchio goniometrico, se l'angolo è X, l'arco è X. Okay. Tutto qui, in modo tale che torna, perché questo è pi greco mezzi, questo è pi greco, e il giro completo è 2 pi greco. Tutto qua. Quindi ricordati che X è questo. Tutto, fine. Ok, per cui abbiamo detto che... E quindi, sai, allora vedi, il seno, che è questo, è più piccolo dell'archetto, che è più piccolo della... Alla fine quello che tu ti devi ricordare è che il seno di X è questo, più piccolo di X, è più piccolo della tangente. Segmento, archetto, segmento. Questo qua è più piccolo di questo? Allora, questo, più piccolo, bravo, di questo più piccolo di questo, più piccolo di questo. Questo è il trucco. Ok. Capito? E poi, qua ti ho fatto il discorso che ha calcolato l'area del triangolo. Sì, l'area del triangolo, stai attento, rifacciamolo. Stai attento. La base è 1, perché io dove è il cerchio raggiunto. Sì, e questa è tan x, l'altezza. Allora l'area è base per altezza 1 per tan x minus 2. Sì, esatto. È chiaro. L'area invece del settore, questo per la dopo è buona, è x mezzi. Quindi l'area di un settore circolare, questa mica me la devi dimostrare, questa te la do per acquisita. X mezzi. Ah, non perché X mezzi? Perché stai attento, perché se tu prendi X uguale a 2 pi greco, diventa A uguale a 2 pi greco mezzi, è uguale a pi greco. Uguale a pi greco per 1 al quadrato. Quindi fai la proporzione. Se tu prendi tutto il cerchio, vuol dire prendere X uguale a 2 pi greco, no? Fai il giro. Allora, se tu prendi x uguale a 2 pi greco, guarda questa formula qui, 2 pi greco diviso 2, l'area del cerchio 7. L'area del cerchio è pi greco per r al quadrato. Se r uguale a 1, area uguale a pi greco. Ok, e vedi? Fine. Quindi tu prendi x uguale a 2 pi greco, giusto? Guarda, tu fai conto questo. Impara una cosa di questo genere. Che lo studente medio segue la lezione, ma tu non sei Gauss, nessuno qui è Gauss, quindi non è che capite subito tutto. Dopo che ha seguito la lezione, che dura un'ora, a casa lo studente medio deve meditare un'altra ora. E una cosa che dico sempre agli studenti è che quando do, a volte succede che io do un esercizio, dopo 5 minuti lo studente mi dice, prof, non lo so fare. Eh no, io non glielo risolvo subito. Quindi quando tu ti viene detta una cosa, abituati, non devi subito andare dal docente e dire, prof, come si fa? Devi, perché così non ti aiuta. Devi riguardare la lezione o l'esercizio, se dopo, non è che puoi stare fino a Natale, però ricordati che a lezione non capirai tutto subito, però a casa devi fare lo sforzo di capire.
Se io ogni volta che lo studente mi fa una domanda gli rispondessi subito, non faccio il suo bene. Mm-hmm. Tu devi a casa, anche con gli esercizi, non arrenderti subito. Quindi prendi la lezione, te la guardi un'ora, fai uno sforzo intellettuale, se proprio non capisci, allora è chiaro che il docente è lì per quello. Chiaro il messaggio? Sì, va bene. Va bene, questo vale per tutti quanti. Non arrenderti subito. Perfino non c'è bisogno che dimostri che A è uguale a X meno. Questo lo do per buono, no, perché questo fa parte, questo è, io te lo do per acquisito, cioè, come per dire, io tu se fai l'università qui, io non ti chiederò mai la tabellina del 2, non te la chiedo la tabellina del 3. Allora ci sono certe formule, tipo che l'area del settore circolare è uguale ad X mezzi, basta, questa mica me la devi dimostrare. Non è che mi devi dimostrare tutto, okay. Va bene? Se non te la do per buona, quindi. A posto, così. Va bene? Sì. Grazie mille. Sull'Arans, sì. Va bene sia per l'Arans. Cioè, il libro di Arans, questa è l'ultimissima edizione, calcolo differenziale, per cui è un'edizione diversa. Perché io, a caso, ho quello online. Sì, diciamo che quello online è l'edizione che questo è ci sono meno esercizi. Quanti abbiamo usato il libro? Se io oggi mi visto uso e adesso lo cade, limiti delle relazioni, definizione informale di limiti, quindi in parole diverse è quello sta spiegando tutto. Parole in parte diverse. Però. Se tu volendo potresti prendere valore anche se non avremmo mai visto in faccia, ti prendi un libro per cui fai perfettamente e lo ricordi che la lezione è il riferimento. Se vuoi vieni, avrai spiegazioni più importanti. Prof? Sì, pronto. Posso chiederle di ripetermi cosa ha detto poco prima della pausa, lo scarto tra? Ah sì, spiego subito, bene. Sì, grazie mille. Certo. Problema per casa da risolvere, tempo è fino a Natale, quindi ne abbiamo parecchio. È un problema lo studente che lo risolve per primo, questo però va risolto eccezionalmente in aula, è questo. Prendo il valore e tolgo la funzione generatrice, quindi questo 1 più 1 fratto x alla x è uguale, ecco, occorre trovare l'ordine di grandezza, questo si chiama lo scarto, perché abbiamo visto nelle simulazioni con la calcolatrice che se prendo per esempio x uguale a 1000 e meno 1 più un millesimo elevato alla 1000 e questo uguale, lo dice la calcolatrice, però
io dovrei essere in grado di prevederlo a priori senza la calcolatrice. Quindi, a parte, diciamo, l'esempio numerico, il problema è questo: valutazione di questa differenza. E questo è un problema classico della fisica, che dici, è un problema che chiede la rapidità di convergenza, ma non solo della fisica, è un problema anche della scienza in generale, avere convergenze veloci. Per esempio, anche in meteorologia, quando facciamo le previsioni del tempo, è chiaro che io devo avere, ad essere in grado di fare delle previsioni veloci. Se per prevedere abbastanza bene il tempo che fa domani mi ci vogliono 3 mesi, la mia previsione ovviamente è inutile. Ma se io per prevedere il tempo metto a punto una tecnica che per prevedere il tempo che fa qui a Ferrara tra 24 ore mi ci mette mezz'ora, allora è valida. Quindi questo è un caso particolare di un problema molto più generale. La velocità di convergenza. Eccolo qua. Yes, sir. Stupida. Vediamo se è veramente stupida. Quando lei mi chiede di calcolare lo scarto, non so come se lei stesse chiedendo di mettere il sommatore del mettere davanti a quello che il sommatore da M1 fino all'infinito. No, è qualcosa, no. Qui vorrei proprio, no. Qui è trovare lo scarto, chiamiamolo, è una funzione S che dipende da X. Trovare una funzione molto maneggevole, che ti assicuro dopo che te lo dico io, è maneggevole, che mi dipenda da x. Però ripeto, io adesso l'ho messo, ma è un po' presto per affrontarlo, non ci riesci per adesso, io te lo dico. Però lasciamolo sul tappeto questo, andiamo avanti con la conoscenza e poi direi lo ritiriamo in ballo tra un mesetto. Per adesso fidati di me, lascialo lì, va bene? Allora signore, direi che un'altra, un 20-25 minuti e chiudiamo, facciamo, aspettiamo che tutti quanti prendano posizione, va bene? C'è ancora un po' di gente. Allora, vi ho riscritto, siccome un ragazzo me l'ha chiesto, da casa, presumo, di rispiegare bene il problema. O il problema è questo: tempo fino al 25 dicembre, cioè 22 dicembre, il 25 è già Natale, tempo fino al 22 dicembre, però per risolverlo è presto, quindi io lo metto qui, ma direi di cominciare ad aggredirlo tra un mesetto. Se uno lo fa prima, complimenti, mi levo tanto il cappello. Però il problema è questo: trovare la funzione scarto e meno questo è uguale a qualcosa, una funzione che dipende da x. Quant'è questa funzione che dipende da x? Se la scelta è fatta bene, devo andare a testare con la calcolatrice. Ovviamente il test viene superato, però con le conoscenze che vi hanno fornito i vostri insegnanti di liceo non siete capaci di farlo adesso non ci riuscite. Occorre aspettare un po' di tempo. Tra un mese, allora io lo riprendo e vi darò qualche dritta successiva. Sempre, a meno che uno una mattina non entro in aula e mi trovo lo studente già qui con il pennarello e dice: prof, io lo faccio. Bene. Allora adesso io direi di cancellare quello e occuparci del secondo limite fondamentale. Allora, il secondo limite fondamentale lo affrontiamo usando un po' di proprietà dei limiti. Allora, se voi seguite il testo di Adams, dalla definizione, sta facendo quello che faccio io, dalla definizione informale di limite, il limite all'infinito, e poi vi parla anche della cosiddetta aritmetica dei limiti. Che cos'è l'aritmetica dei limiti? Giusto. Allora, io sono partito da pagina, il tuo compito è aver seguito la lezione, e poi dopo io sono partito da pagina 61, stiamo facendo il capitolo limiti e continuità, oggi ci occupiamo dei limiti, la prossima lezione è la continuità, quindi tu devi fare un mix tra quello che sto dicendo io e quello che ti dichiara, vuoi assicurare se il mix lo fai alla perfezione?
bene? O dicevo prima al vostro amico che mi ha fatto una domanda, da un punto di vista esclusivamente teorico, uno potrebbe anche non venire mai a lezione, non è facile, potrebbe anche non venire mai a lezione e impararsi l'Adams e supera l'esame benissimo. Ma è molto meglio venire a lezione perché certi argomenti, il libro, non può scendere nei particolari come il docente, d'accordo? È chiaro, perché è un libro stampato, quindi non può arrivare alla dovizia di particolari del docente. Quindi l'ideale, la perfezione assoluta è libro di testo più lezioni. Allora lì il successo dello studente è assicurato. Allora, l'aritmetica dei limiti sono altri risultati ragionevoli la cui dimostrazione rigorosa si può ottenere in termini di epsilon e delta. Però per adesso ne faremo uso e come, ed è questo. Se io devo fare il limite di una somma o una differenza, il limite di f più o meno g, quando x converge a x con 0, è evidentissimo che è uguale al limite x tendente a x con 0 di f più il limite x tendente a x con 0 di g. Per comodità di notazioni, per rendere le notazioni più svelte, spesso useremo invece di f di x, g di x, come fanno tutti, scriverò semplicemente f invece di f di x. È solo perché dobbiamo usare delle notazioni il più veloci possibili, d'accordo? Non c'è ambiguità in tutto questo. L'aritmetica dei limiti riguarda i limiti collegati alle operazioni elementari di cui vi dicevo ieri, più o meno per diviso. Allo stesso modo, se seguite Adams, vi dice che il limite per x che tende a x con 0 di f per g, questo è uguale al limite di x tendente a x con 0 di f, puntino, il limite per x tendente a x con 0 di g. Ok? Quindi, diciamo la parola. Il limite della somma o differenza è la somma dei limiti. Il limite del prodotto è il prodotto dei limiti. Il limite del quoziente è il quoziente dei limiti. Non lo sto neanche a dire. Naturalmente, quando faccio un quoziente, occorre che la funzione al denominatore sia definita, cioè sia non zero, in modo che quando voi fate un quoziente, allora qui ci scrivo semplicemente il quoziente. Quando scrivo il quoziente f di x fratto g di x, occorre solo che la g di x sia una funzione non nulla nel dominio che sto considerando, va bene? In modo da dare significato al quoziente f fratto g. Va bene? Allora, questa è l'aritmetica dei limiti che useremo in maniera, non so quante volte useremo da qui alla fine dell'anno. Sono risultati elementari. Allora adesso torniamo al limite fondamentale e seguiamolo perché ci sono sotto alcuni trucchi semplici che vanno però imparati. Il secondo limite fondamentale dell'analisi matematica riguarda il numero e. Allora, questo io direi la posso cancellare e ripeto, è aritmetica dei limiti, esattamente il nome con cui la chiama il testo di Adams e la enuncia esattamente come ho fatto io. Va bene? Allora, torniamo a noi. Secondo limite fondamentale. Seguite bene il percorso che è semplice, però ingegnoso. Semplice, ma con qualche trucco interessante. Se io vi do questa domanda all'esame, i due limiti fondamentali, mi dovete riprodurre la dimostrazione che faccio io adesso, che anche questa è una dimostrazione standard, è la stessa in tutti i corsi di analisi di tutto il mondo. Allora, il limite per x che tende a 0, eccolo qui. Questo è quello che noi abbiamo chiamato il secondo limite fondamentale. Bene, quanto vale? Quanto vale? Allora facciamo un test per prevedere il risultato. La calcolatrice che voi avete non vi dimostra il teorema, però vi dà una dritta fondamentale. Allora prendiamo x uguale a un centesimo, 0,1. Vediamo il valore.
e elevato alla 0,1 meno 1 diviso 0,1. Fatelo con la calcolatrice. Quindi 2,718, eccetera. Quanto viene? 1,05. 1, dettami le prime tre cifre, mi bastano queste. 1,05. 0,5? 1. Bene. Adesso, visto che sei entrato in azione, mi ti chiedo di farmi anche 0,01. Allora, avviciniamoci sempre di più. Perché sto facendo questi test? Perché ricordate la definizione di Adams? Il limite significa far convergere x a 0 e corrispondentemente a quanto converge la y, allora stiamo seguendo quello che dicono, dice Adams, e allora 0,01 meno 1 diviso 0,01. Ti chiami di nome tu? Francesco. Com'è Francesco? Allora poi Francesco, tu sei l'uomo della calcolatrice. Francesco, visto che sei la calcolatrice, portatela sempre, quindi evito di portarmela io se la porti tu, e quindi quando ti trai coinvolto spesso nel fare i conti. Allora, l'hai già fatto questo? Sì. Allora, detta. 1,005. Eccolo qui. Voi fiutate qualcosa, che ci sia convergenza a qualcosa, o non vedete niente? Cosa vi aspettate? Qual è secondo voi, dopo questi due test, il risultato? Uno, mi pare di capire che sia uno. Però attenzione, questa non è una dimostrazione. Questa non è mica una dimostrazione. Però questi sono dei test. Questi sono test che noi possiamo fare oggi, adesso, qui. Ma trasferitevi nel 1600. Chi è che nel 1600 era capace di farmi e alla 0,001? Scherzo, diventate uno scherzo adesso, perché c'è qualcuno che per voi ha inventato la calcolatrice. L'inventore della calcolatrice non elettronica è Leibniz. La calcolatrice di Leibniz faceva tutto quello che fanno quelle di adesso. Allora voi direte, beh, allora perché non ci siamo tenuti quella di Leibniz? Secondo voi, qual è la differenza tra la calcolatrice di Leibniz e quella di... detto come no? Francesco. Allora Marta, David, dov'è David? Quello là, Marconelli, quello lì. Francesco è l'uomo della calcolatrice. Bene, allora, Francesco, stavamo dicendo. Mi sono distratto, cosa stavamo dicendo? Ah, ecco, giusto. Qual è la differenza tra la calcolatrice di Leibniz e quella di Francesco? È la velocità, è la velocità. Quindi da un punto di vista teorico, la macchina di Leibniz faceva quello che fa la macchina di Francesco. La differenza è questa, che la macchina di Leibniz era fatta di ingranaggi, le idee erano vincenti. Il problema è la velocità, e poi aveva un altro difetto, la macchina di Leibniz, pur essendo corretta da un punto di vista logico, si rompeva spesso. Perché gli ingranaggi erano ingranaggi con materiali dell'epoca e quindi spesso erano soggetti a guasti. Però, da un punto, se uno ha infinito tempo a disposizione, i conti che facciamo oggi li può fare anche la macchina di Leibniz. La differenza, Francesco, è che tu me l'hai fatto in un nanosecondo, con la macchina di Leibniz facevi un mese, quindi chiaro che... Però, concettualmente, le idee di Leibniz erano idee formidabili. Torniamo a noi. Quindi, abbiamo fiutato che il risultato giusto è 1. La macchina ci ha dato l'input, adesso noi vogliamo fare la dimostrazione. Allora state bene attenti che questo è un classico dell'analisi matematica. Questa dimostrazione, seguitela stando, come si dice, bene in campana. State bene in campana. Allora io faccio così. Occhio alla procedura. E alla x meno 1 io lo chiamo t e leggo il limite nella nuova variabile t. Quindi il nuovo limite, io vi ho dato un limite in x, adesso lo voglio leggere in t. Domanda, ho visto Francesco che lo tirato in ballo prima, ti tiro in ballo ancora adesso.
Secondo te, Francesco, quando x tende a 0, a cosa tende x? Quando x tende a 0, t a cosa tende? Perché, ripeto, stiamo leggendo il limite nella nuova variabile. Allora, la lettura x tendente a 0 la devo leggere in termini di t. Quando x è vicino a 0, t dove va a finire? 0. Perché? Perché e alla 0 è uguale ad 1. Allora, x tendente a 0 è la stessa identica cosa che dire, io qui ci metto, lasciatemelo scrivere ben in evidenza, un equivalente, qui ce lo voglio scrivere bene, equivalente a t tendente a 0. Chiaro? Allora il nostro progetto è questo, leggere il limite in x come un limite in t. Allora vediamo cosa diventa nella nuova variabile. Diventa il lim. Io qui scrivo t tendente a 0 e ce lo scrivo in virtù dell'equivalenza che vi sto indicando qui col mignolo della mano sinistra. X tendente a 0 è la stessa cosa di t che tende a 0. Bene, allora sopra c'è t, perché all'x meno 1 l'ho chiamato io t. Adesso occupiamoci del denominatore. Allora, per occuparci del denominatore, a parte ci facciamo un conticino che è questo. E alla x è uguale a 1 plus t. Chiaro. Ho portato 1 dall'altra parte. Il giovane con la maglia lì verde che sta dentro Francesco si chiama? Sì. Sì. Giacomo. Do you understand? È tutto chiaro finora? Sì, sì. Benissimo. Hai detto più o meno? O più o meno? No, sono la maggior parte. Allora, interrompo un attimo a dire una cosa utile. Ho risposto prima ad un ragazzo. Lo studente medio, quindi non Gauss, non Leibniz, lo studente medio intelligente, smart come siete voi, ascolta la lezione, un'ora di lezione richiede un'ora a casa per comprenderla, perché non è spiego. Se uno è Gauss, io gli spiego tutto in un'ora e va a casa e ha capito tutto. Ma veniamo allo studente normale, smart, anche il ragazzo sveglio. Io spiego per un'ora e poi lui a casa necessita di un'ulteriore ora. Allora questo è il bilancio, è perfetto. Un'ora di lezione merita, va rivisitata in un'altra ora che lo studente dice. Quindi Giacomo, tranquillo, per tuo più o meno diventa ok. Bene, risolvo rispetto a x. Risolvere rispetto a x vuol dire invertire l'esponenziale. Allora x è uguale al logaritmo di 1, ecco qui, più t. Perché per definizione, questa è una definizione, e perché sono stati inventati i logaritmi? I logaritmi sono gli inversi degli esponenziali. Quindi il concetto di logaritmo è una conseguenza diretta del concetto di esponenziale. Il logaritmo è stato inventato per invertire gli esponenti, gli esponenziali. Va bene? Allora, qui sotto ci mettiamo il logaritmo di 1 più t. Poi adesso faccio un trucco, un piccolo trucco da prestigiatore, che è il seguente. State attenti, il trucco da prestigiatore qual è? Prendere il t, e questo mi interessa segnarlo con il rosso, il t che sta al numeratore, questo qui, e lo faccio transitare al denominatore. Ma se io lo passo al denominatore, è chiaro che questo t lo passiamo qui sotto e passandolo qui sotto diventa un 1 fratto t. Chiaro il messaggio? Questo è il piccolo trucco di prestigio. Il t che c'è là sopra, che se non mi dice niente, non è sufficiente, e allora lo passo sotto e mettiamo insieme quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto lim t che tende a 0 di 1 diviso, mettiamo bene al fattore, 1 fratto t ln di 1 più t. Sto usando, vedete adesso, l'aritmetica dei limiti. Pian piano, riguardo i conti che sto facendo, mi appresto ad usare l'aritmetica dei limiti.
Ci siamo finora? Giacomo 100%? Bene. Giacomo, tu di dove sei? Io sono di Gaudio. Cioè Ferrara, insomma. Sì, sì. Scuola hai fatto? Sì, sì. L'avevi già fatto questo limite o la prima volta che lo vedi? Qua in particolare no. Beh, allora lo vedi adesso molto bene, così che lo gusti adesso per la prima volta. Poi più avanti capirete perché questi due limiti li hanno chiamati limiti fondamentali. Non è un caso che li hanno chiamati così. C'è la ragione. Ora, occhio, io adesso faccio un'altra furbizia. Faccio un'altra furbizia. 1 fratto t, lo chiamo S. Altra astuzia. 1 fratto t, io lo chiamo S. Adesso devo vedere allora la convergenza nella nuova variabile S. Come prima, devo interpretare t tendente a 0. E questo me lo dite voi. T tendente a 0, io lo voglio leggere in termini di S. Cosa diventa? Se T va a 0, o scrivo qui 0, aggiungo un più qui, perché T tende a 0 positivamente, perché T è positivo. Allora, se T tende a 0, S a cosa tende? Certamente, bravissimo. Tende a più infinito. S tende a più infinito. Allora adesso io vado a rileggere, siamo partiti da X, l'abbiamo trasformato in T, e poi in S, e vado a leggerlo in S. Allora diventa il lim per S che tende a più infinito di 1 fratto S, d'accordo, per il logaritmo di 1 più 1 fratto S. Ci siamo? Bene. Ora state attenti. Io uso una proprietà qui. Per il momento qui fermo tutto, perché devo usare una proprietà fondamentale dei logaritmi, che la vado a ricordare. Il logaritmo in generale di A alla X... Quant'è il logaritmo di A alla x? Questo non è che la chiedo all'esame, la do per acquisita, cioè il logaritmo di A alla x uguale, non ve lo chiederò mai all'esame, lo studente lo deve sapere, il logaritmo di A alla x uguale? Bravissimo, x logaritmo di A, eccolo qui. Questa è una proprietà caratteristica del logaritmo, si chiama anche, non so, tradotto in italiano, la legge dell'atterraggio dell'esponente, non so se tradurre in italiano si può stare, cioè vuol dire che questa x va a finire qua. Questa è la proprietà fondamentale dei logaritmi, di cui dopo, se mi ricordo, faccio anche un commento. Allora il nostro limite finalmente è diventato questo, guardate, lim di s che tende all'infinito, e qui ho un 1 diviso, seguite bene, il logaritmo di 1 di 1 fratto s alla s. Giacomo, stoppami se qualcosa non ti convince. Tutto perfetto finora? Sì, sì. Bene, allora Giacomo, mi rispondi a questo. Quando s tende all'infinito, 1 più 1 fratto s alla s dove va a finire? Allora... Facciamo così, cancelliamo la prima parte che adesso voi ce l'avete e quindi la posso togliere dai piedi che non mi serve più e scrivo in caratteri belli grandi il punto a cui siamo arrivato. E poi vediamo Giacomo, dice che sta capendo al 100% e noi lo verifichiamo subito. È il lim, questo qui è finito, finito. Allora, abbiamo lim di S tendente, o metto più infinito, d'accordo, per capirci bene, di 1 diviso il logaritmo, questo è sempre il limite iniziale, eh? Ho solo cambiato il nome della variabile, c'è sempre lui. Giacomo, occhio, questo qui, la funzione che c'è scritta qui, questa qua, guardala un po', 1 più 1 fratto s alla s, ti dice qualcosa?
quando S va all'infinito, che cos'è questa? Ma chiedo a Giacomo, ma mi va bene così. Quando S tende all'infinito, quella è la funzione generatrice di E. Solo Giacomo che c'è S al posto di X. Sei convinto? Certo, ho solo cambiato il nome, ma il limite non può dipendere dal nome della variabile. Tu lo puoi chiamare anche A la variabile, se ne frega. Allora, questo è uguale a 1 diviso il logaritmo di E. Quanto è il logaritmo? È 1. Per definizione, il logaritmo di E è 1 perché il logaritmo è l'inverso dell'esponenziale. Quindi il risultato finale è 1. Eccolo qui. Questo è il teorema che mi dovete, se io vi faccio la domanda numero 1 all'esame orale, mi dovete fare il conto di prima, quello del seno, e poi riprodurre anche questo conticino. Va bene? Francesco, arrivo subito. Volevo dire solo un'altra cosa, che a volte si può fare anche così. Io cerco di coinvolgere il più possibile lo studente. Allora, lo studente può anche essere convocato alla lavagna, non violiamo nessuna norma. Se io sto a 5 metri e lo studente è qui, può anche venire alla lavagna. Voglio dire che a volte può succedere che io dimostro un teorema in aula e poi chiedo, la prossima lezione convoco uno studente che me lo riproduce. Porto non su questo, ma già la prossima lezione, quindi lo studente viene contattato già oggi stesso, per esempio, supponiamo, non è questo caso, ma per fare un esempio, prossimamente potrei fare così, Giacomo, questo teorema me lo vieni a raccontare giovedì alla lavagna, e se lo fai bene io ti do un punto di bonus. D'accordo? Quindi anche questo è un altro modo per avere quei punti in più che vi serviranno per migliorare la vostra prestazione finale. A questo punto Francesco faccia la domanda, ne ha facoltà. Qual è la tua questa? Ci sono una parte che mi è... Dimmi pure, vediamo. Certo. Abbiamo fatto due cambiamenti di variabile. Il primo ci è piaciuto e non ci sono problemi. Il secondo cambiamento di variabile che abbiamo fatto era questo. T uguale 1 fratto S, oppure S uguale 1 fratto T. È chiaro che sono la stessa cosa, convince? Allora, quando T tende a 0... Supponiamo che tu prendi T uguale a un millesimo. Un millesimo è vicino a zero, no? Certo, 0,001. Fammi l'inverso. Qual è l'inverso di un millesimo? 1000. Allora è chiaro che quando tu prendi T piccolo, S è grande. Tu prendi 1, lo dividi per un miliardesimo. Se mi fai 1 diviso un miliardesimo, quanto trovi? Un miliardo. Allora chiaro, quindi la funzione che io ho preso qui è l'iperbole, state attenti, qui ci metto t e qui ci metto s, la funzione s uguale 1 fratto t è l'iperbole. Altra cosa che vi dico, voi siccome da grandi farete i fisici, non i matematici, a meno che qualcuno di voi non cambi programma e decida, è successo, mi è successo proprio l'ultima volta 4-5 anni fa, avevo uno studente che seguiva le lezioni in aula, gli piaceva talmente tanto la matematica che un giorno venne a dire proprio, io passo la matematica, allora non è il nostro caso. Ma se voi decidete da grande di fare i fisici, allora dovete abituarvi a vedere in termini grafici. Questo è fondamentale, cioè il fisico deve abituarsi a leggere le relazioni tramite grafici. Allora eccola qui. Giacomo, S uguale 1 fratto T, è l'equazione dell'iperbole. T tende a 0, S tende a infinito, e viceversa. Quindi andiamo a scriverlo bene. È una considerazione semplice, ma io direi di scriverlo proprio nero su bianco, rosso su bianco. T tendente a 0 è la stessa cosa di S tendente a infinito. E T tendente a infinito è equivalente a dire S tendente a 0.
E questo me lo dice il grafico dell'iperbole. Come signore, sentite, direi che avrei da iniziare un nuovo argomento, però una cosa che cerco di non fare mai è iniziare un argomento e poi lasciarlo a metà. Quello non mi piace farlo. Quindi, riassumendo quello che abbiamo fatto oggi. Ah, ecco, una cosa che mi sono dimenticato. Allora, Francesco, il capoclasse, chi è il capoclasse? Non c'è, allora lo nominiamo subito. Chi è il capoclasse? Allora, il capoclasse, che adesso andiamo, ha un compito molto semplice, ci scambiamo i numeri di cellulare, io e il capoclasse, in modo che per le comunicazioni urgenti le faccio col capoclasse. Poi il capoclasse che, diciamo, verrà nominato, il capoclasse poi informa tutto il resto della platea in tempo reale, perché immagino, tutti gli anni è sempre state così, che avrete fatto forse un gruppo di WhatsApp o qualcosa del genere, no? Cioè, allora, il problema è questo, che io nella mia vita, pur essendo super appassionato di telefonini e roba elettronica, sono stato uno dei primi all'Università di Ferrara che girava col telefonino nel 92, ce l'avevo solo io e la gente mi guardava e diceva: ah, il telefonino grande, era un NEC, peso 2,5 kg, queste dimensioni, e la pubblicità, quando l'ho comprato, recitava: può memorizzare in rubrica fino a 10 nomi. Qualcosa, vedo che il nostro invito di cambio, vedo che hai fatto così, vuol dire che cioè, nel 92, tu nel 92 non c'è neanche, no, non c'è. Allora, però, non sono iscritto a WhatsApp, non sono iscritto a nessun social, a niente, però il capoclasse sì, allora lui gli affido, deve succedere qualcosa di urgente, non lo so, o che mentre sto venendo a lezione bicicletta una macchina mi travolge, spero di no, però sono là tutto mezzo moribondo e allora devo avvisare che arriverò in ritardo. Quindi per le comunicazioni urgenti, chi è il capoclasse? Sempre Francesco. Sei di Ferrara? No, allora mi ci vuole un ferrarese, uno su piazza, perché dobbiamo anche sempre pensare che potrebbero esserci delle restrizioni, non so, dei lockdown locali, quindi mi serve uno sul territorio. Chi c'è sul territorio un ferrarese? C'è sul ferrarese? Vabbè, tu sei di Ferrara? E vieni sempre a lezione? Sì. Allora mi chiami? Annalea. Allora anche Annalea, la memorizzo. Annalea, tu oggi mi mandi il tuo numero di telefono. Sì. Io ti mando il mio. È la più semplice che esiste in natura. Se cala chiocco mi fai più questo. Non c'è il primo. Sì, c'è anche però, se me la fate così, no, è meglio che usare, sì, c'è anche questo. Però preferisco segare a chiocciolaunite.it. Quindi quando vi contattate, c'è anche col punto, ma col punto non ho ben capito perché ogni tanto i messaggi me li infila nelle promozioni. E non ho ben capito perché. Allora, quando vi contattate, l'indirizzo da usare è questo. segala@unife.it. Io la mail, avendola, ce l'ho la mail su ogni portatile e su ogni smartphone, ce l'ho anche qui sul mio vecchio, Nokia, e la leggo in tempo reale, non alle 4 del mattino, ma generalmente la leggo in tempo reale. Quindi se voi mi contattate lì, chiaro che se sto facendo lezione non rispondo, ma generalmente rispondo abbastanza rapidamente. Allora, Annalea, io e te ti scambiamo, tu mi mandi il tuo numero di telefono, io ti mando il mio e così, per se c'è qualche comunicazione urgente, lo facciamo in tempo reale. Io direi questo, dovevo dire, e poi, questo l'abbiamo chiarito, allora la prossima lezione cominceremo a introdurre il concetto di continuità. Ah, per casa, eccolo qui, un problemino per casa, fattibile adesso. Vi do il problemino per casa e poi per oggi ci salutiamo. Ve lo scrivo. Prendete un ragazzo, una ragazza, insomma, un giovane che sta
crescendo. Uno nasce piccolo, che pesa 4,5 kg, quello che è, e poi diventa adulto come siete voi adesso, e il vostro sviluppo psicofisico si interrompe sia quello fisico ma anche quello psichico, d'accordo? Allora, il ragazzo, mentre cresce, mantiene le sue proporzioni. Quindi, supponiamo che questo è, adesso io faccio una figura, quindi un ragazzo, faccio una sagoma, ma in generale, non un ragazzo, ma potrebbe essere anche una qualsiasi grandezza che cresce mantenendo le proporzioni. Il caso è il ragazzo. Quando un ragazzo è nella fase di sviluppo, è alto 1,60, poi diventa 1,61, è chiaro che, non sto dicendo che ingrassa, cresce in maniera armonica. Cioè, escludo quindi che un magro diventi un ciccione, questo non mi interessa. È un ragazzo sano, che fa sport e si sta sviluppando. La sua altezza misurata oggi, lo andiamo a misurare, il ragazzo è 1,61. Lo andiamo a misurare tra un mese, più un mese, sta crescendo ed è 1,62. Quindi c'è una piccola crescita percentuale. Problemino per casa. Il ragazzo in fase di sviluppo cresce di una piccola percentuale P. Attenzione però a quello che dico. Piccola. Questo è fondamentale. Perché se passa da 1,61 ad 1,62 vuol dire un centimetro su 162, quindi un 0,7%. Allora la domanda è: di quanto aumenta con grande approssimazione la massa, il peso? Quindi la domanda la ripeto. Un ragazzo si sta sviluppando, lo misuriamo oggi e ha una certa altezza. Lo teniamo monitorato, lo misuriamo dopo un mese, avrà un'altra altezza. La piccola percentuale P, che potrebbe essere la percentuale P, distanza di un mese, a dir tanto un 1%, ma generalmente sarà ancora più piccola, potrebbe essere anche 0,4%. Bene, allora voi vi dovete fare un conticino fatto bene, che si basa sulla nozione di limite, e mi dovete dire di quanto aumenta in percentuale il suo peso. Se sapete già la risposta, ottimo. Qual è la risposta? Vabbè, non la sapete, meglio così. Quindi vi allenate, un bonus. Qui mi potete mandare il bonus attraverso o la mail segalo@unifei.it che vi ho indicato prima, o mi venite a trovare nel mio office. Non so se ve l'ho già detto, la location, ve l'ho già detta? Ma la riscrivo comunque, perché forse chi non era in rete. Allora è C, il blocco C, la stanza è 022. Il ricevimento studenti è ammesso purché si mantenga il distanziamento sociale, d'accordo? E quindi vi dicevo, è meglio che venite uno per uno, in modo da evitare assembramenti. E però il ricevimento live, cioè il ricevimento dal vivo, è ammesso, anzi direi viene anche incoraggiato, in modo da mantenere un contatto che non sia solo virtuale tra professore e allievi. Quindi potete consegnarmi, o se volete dei chiarimenti potete venire a rapporto, dico, è un modo di dire, per tridere, venire a rapporto, insomma, venite nel mio ufficio. Se qualcuno, tipo la Ferraresa, Annaleo, che abita qui a Ferrara, adesso prendo la bici,